Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Già dal titolo avrete già capito super giù di cosa si tratta, di cosa tratto in questo video. Tratto di un make-up che come suona una nota canzone di Madame, che ce l'ho dentro il cervello perché entrando da TikTok oppure anche su Instagram c'è quella canzone, ti ricordi di me? Quindi dovevo per forza fare questa cosa. Non so se vi capita, ve lo sto chiedendo in caso lo mettete nei commenti, non so se vi capita che quando sentite una frase, in questo caso una canzone, vi vengono in mente dei make-up. Non lo so se a voi capita la stessa identica cosa. Comunque, tramite questa canzone mi è venuta proprio in mente un make-up, quindi un ti ricordi di me, quindi del make-up che utilizzavamo nel passato, tra virgolette, e quindi voglio utilizzarlo adesso nel presente. Inizio con il camouflage, questo qui di Catrice, lo metterò sull'occhio. Io oggi utilizzerò una palettina, non me ne vogliate, ma io l'ho acquistato con i miei money. Automaticamente devo utilizzarla, non devo, la voglio utilizzare perché è una palettina che a me piace. Quello che ha fatto allora la palettina, iniziamo col dire subito, la palettina è questa qui di Jeffree Star, che è la Bloodlust. A me piace e sinceramente a me dispiace tutto quello che c'è dietro, per quello che è successo e tutto. La sicurezza di quello che è successo non lo sappiamo e non lo possiamo mai sapere, perché l'unica cosa che abbiamo capito è che tra di loro, parlo di questi personaggi, tra di loro succedono un sacco di cose che nessuno riesce mai a capire qual è la verità in tutto. Quindi io sinceramente me ne esco fuori, ma non perché sono Pilato e laviamo le mani, ma perché sono arrivata a un punto che qualsiasi cosa mi viene detta devo sempre sentire le due campane. Mi sono accorta che molte persone, non dico la maggior parte, però molte persone, pur di andare avanti, riescono a salirti addosso e anche a mangiarti proprio per andare avanti, perché alle persone piace nascondere tutto il resto e uscire loro in primis, ed è una cosa che a me non piace. Io mi faccio la mia, come si suol dire, ma perché a me piace il quieto vivere, non mi piace fare discussioni e altro, quindi perché le stiamo facendo? Quindi utilizzerò questa palettina. Voi potete utilizzare ovviamente qualsiasi palettina voi avete, non dovete per forza utilizzare le stesse cose che ho io o un'altra persona, va, voglio dire. Questa è la palettina, io vi dirò il nome invece di alzarla ogni 5 secondi della mia vita. Allora, iniziamo. Allora, io volevo fare un trucco un bel po' particolare, perché sinceramente, sapete quando vi va di fare dei make-up un po' più strong, un po' più proprio particolari, nel vero senso della parola particolare? Bene, questo è il mio giorno. Allora, inizierò a utilizzare il colore più scuro che c'è nella palette, che se io la metto più vicino, quindi vedo il nome, essendo ciecata, Dungeon, boh, ve lo scriverò, facciamo così che ve lo scriverò. Comunque un viola molto molto scuro. Allora, voglio fare una cosa più allungata e farò così, lasciando l'occhio aperto, perché avendo l'occhio incappucciato rischio di avere proprio una sfumatura un po' più bassa. Invece io devo alzare, perché non so se lo sapete, ma dai 40 in su si deve essere tutto un alzamento.
Comunque, ho fatto il tatuaggio alle sopracciglia, adesso è guarito, devo però fare la seconda passata. Allora, io ho delle sopracciglia fantastiche perché ce l'ho belle piene, lizzi, tiè. Quindi automaticamente ce l'ho abbastanza piene. Però abbiamo rialzato questa parte qua proprio della punta, proprio perché avendo anche una certa età, continuo a truccare, avendo anche una certa età, arriva il punto che si deve alzare. Adesso vado sfumando l'ombretto. E quindi stavamo dicendo, cioè, lo stavo dicendo io, però voi mi andate dietro, giusto? Stavamo dicendo che certe volte ho qualche frase o qualche canzone mi fa pensare al make-up. Ovviamente a me piace il make-up e quindi mi fa pensare al make-up. Non lo so, voi avete la stessa identica cosa? C'è qualcosa che vi fa pensare ad altro? Io ad esempio quando guardo, ho guardato per fare il make-up Sanremo, però l'ho guardato tramite le foto ed è una cosa che mi piace perché guardo come sono truccate gli artisti in generale, no? Come sono truccati. Io ad esempio su TikTok guardo spesso dei ragazzi che fanno dei make-up, che l'invidia proprio quella mi assale. Perché è un'invidia proprio spettacolare che ho nei loro confronti, perché sono dei geni, persone che veramente sanno fare la qualunque, quindi vorrei un tantino della loro bravura. Utilizzo Vivid Mood, poi vi scriverò il nome, perché così è veramente un po' difficile, e vado a sfumare i miei. Allora, sì, vabbè, posso sfumare. Lo specchietto l'ho messo un po' più lontano. Devo dire che gli ombretti di Jeffree Star sono fantastici. Scusate, ma mi stavo strozzando. Vado a sfumare anche qua, in questa parte, proprio per fare tutto un tragitto, però sinceramente volevo fare una cosa un po' più allungata. Riprendo il colore scuro che avevo preso poco fa e devo prendere lo specchietto, quello piccolo, perché lo specchio l'ho messo un po' più lontano per non darvi fastidio. Io purtroppo sono un po' più ciecata. Voi in caso, quando mettete il colore, se vedete che la sfumatura è un po' si è persa, rimettete un po' di colore in più. È un bellissimo colore, io lo metterei su tutta la palpebra, in caso gli mettiamo qualcosa di sopra. Che dite? Proprio tutto. In caso poi utilizzeremo qualcosa di sopra. E niente, vi stavo dicendo, quindi siccome è una canzone che veramente sto sentendo in tutte le versioni, in tutte le salse, veramente c'è dappertutto, c'è questa canzone quando fanno vedere tipo i fidanzati, no? E poi ti ricordi di me? E quindi mi è entrata veramente nel cervello. Non lo so se ci sono canzoni che a voi vi entrano proprio. Dici, mamma mia, ma io certe volte dico basta, non ce la faccio più, ce l'ho nel cervello, non riesco a smettere. E quindi mi piaceva fare una cosa simile, ovviamente, per quanto riguarda il make-up. E quindi ho pensato, vabbè, cercherò di fare un make-up un po' più particolare e di utilizzare dei prodotti. Infatti oggi utilizzeremo tutti i prodotti che ti fanno venire in mente, ti ricordi di me. Ed è una cosa molto molto carina, dai. Io spero ovviamente che questi video servono anche per far girare, non è che vi faccio vedere che quanto sono brava. È un modo per far girare
il make-up, che è una cosa che io adoro, adoro, adorissimo. Ancora metto la parte scura. L'unica cosa che mi fa più paura è il mascara, che ho il mascara un po' più vecchio, come si suol dire, però vediamo se scrive, perché l'avevo accantonato là e non l'avevo più utilizzato. Vabbè, poi mi pulisco la parte. Io direi così e poi allora, ci sono dei colorini che posso utilizzare. Allora, c'è questo, poi questo, che è un po' più rosellino, poi c'è questo, e poi c'è questo qua più viola. Allora, aspettate che do un'occhiata. Questo è carino, questo pure, io direi questo qua è molto più. O questo. E a me piaceva lasciarlo. Vi dirò, vi dirò, vi dirò. Cambio idea e farò una cosa più particolare. Anche se quello mi piaceva di più. Allora, sapete cosa vado a mettere? Vado a mettere quello glitterato sempre sul nero. Sì, vado a mettere quello. Vediamo se diciamo la scrivenza è buona anche così. È molto carino. Voglio vedere proprio se. Sì, mi piace. Una cosa più particolare facciamo. Poi ovviamente sfumiamo i contorni con il pennello che abbiamo utilizzato prima. Non so se si vedono però i glitter. Io non li vedo molto i glitter, sinceramente. Non li vedo molto. Questo un pochettino mi ha deluso. Vado a prendere un altro colore più chiaro, vediamo, appoggiandolo proprio così. Voi fate questi pastrocchi ogni volta che vi truccate? No. Volevo dare un po' di luce. Sì, si vede, così si vede. Ora vi dico qual è il colore. Sì, bello. Ma cioè, no, lo volevo togliere direttamente. Invece. I casi della vita. Quindi vi do un recap di quello che ho fatto. Ho messo questo colore scuro, che è sempre un viola, su tutto l'occhio. Ho sfumato con Vivid Mood, che è questo qua. Poi ho messo su tutto la palpebra mobile Execution Tior, questo qui, Tior Française. Al di sopra gli ho messo Beauty Sleep, però ovviamente ve li scriverò poi mano a mano. Poi metterò un punto luce, poi vediamo ovviamente il punto luce. Piego le mie cigliette. E come mascara io ho qui questo qui di Essence, che è un po' vecchiotto, però mi sembra ancora buono. Io li sigillo i miei mascara, perché ovviamente nella postazione e tutto io ho prodotti che utilizzo più spesso, no? Si dice più spesso, che utilizzo spesso. Perché dire frasi che non c'entrano? Non lo so, ma mi ci vedete con questi colori così scuri sugli occhi? Ok, vado a fare l'altro occhio e farò anche la base, che poi vi dirò ovviamente cosa ho utilizzato. E, ho
oppure vado a fare l'altro occhio e poi riprendiamo la base, visto che è sempre un ritorno al passato. Non so se ti ricordi di me. Ci vediamo dopo. Lo so, vi siete disiscritti tutti. Allora, ho appena finito di fare l'altro occhio, in base a come li vedo, credo che devo sistemare questo, lo devo fare più così o così, non lo so, poi vediamo. Allora, sempre per quanto riguarda, ti ricordi di... Ve lo ricordate? Ma ve lo ricordate? Ebbene sì, ce l'ho ancora il Sensitive Balsamo. Allora, quello che avevo io prima, ovviamente l'ho dato poi quando non l'ho più utilizzato. Scusate, ma lo sto pulendo. L'ho dato ai miei figli perché ovviamente poi avevo altri prodotti, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato, vabbè, li do a loro. Ovviamente, essendo per i maschi, lo possono utilizzare benissimo. E quindi, siccome loro lo continuano a comprare, perché ovviamente loro fanno la barba, al contrario di me, e quindi ho pensato, guarda, perché volevo prendere un altro prodotto, ma poi ci ho riflettuto e ho detto, no, voglio prendere questo qui che è molto, molto più anziano degli altri, e quindi, tac. Lo utilizziamo. Ve lo ricordate quando l'ho utilizzato Niki Tutorial? Erano tutti pazzi di questo prodotto, tutti in giro a acquistarlo, acquistarlo in tutto per tutto. E quindi sto facendo i capelli un po' più tipo violetto, non so se si vede. Perché non riesco a vedermi scura scura, ma nemmeno troppo rossa, quindi un melanzana. Io direi che sono più una melanzana in tutto e per tutto, anche in tutta la mia melanzanità. Allora, dopo questo primer io utilizzerò il fondotinta che tra virgolette è più vecchio di tutti quelli che ho, anche se me lo sono centellinato, si dice così, ed è questo qui di Essence, ed è il Fresh Fit di Essence. Io lo adoro in assoluto, l'ho utilizzato anche per cerimonie. Quando esistevano le cerimonie. È vero, ritorniamo al passato, esistevano pure le cerimonie, esistevano anche le uscite. Comunque, utilizzerò questo e lo utilizzerò sempre con la spugnetta. Perché? Perché non mi va di prendere altre cose. Quindi, c'ho un pelo nella spugnetta. Guardo. E utilizziamo quel che resta, perché non lo so quante ce n'è qua dentro. Utilizziamo quel che resta per fare il make-up. Quindi questa parte ovviamente la velocizziamo per non annoiarvi. Allora, ancora ce n'è, non so se si vede. Ancora dentro ce n'è e credo che la utilizzerò in questo ultimo periodo, così lo smaltisco del tutto e poi ovviamente lo butterò. Allora, la cipria l'ho lasciata qua. La cipria è quella che vedete sempre, ma perché ovviamente essendo anche un po' datata la devo utilizzare e finire, ed è sempre quella della Elf. Questa ovviamente è sempre la stessa perché la devo finire. Io preferisco fare così perché non è una cipria pesante, anche se io ho una pelle secca, mista al secco, scusate. C'è differenza? Sì. Se hai una pelle secca, non fare assolutamente il baking perché ti seccherà ancora di più il viso e sembrerai una persona grande. Io spolvero subito.
Io la cipria della F la adoro, sinceramente. Mi piace tantissimo. Allora, continuiamo l'occhio. Almeno a differenza dell'altro giorno, mi sono ricordata di fare l'altro occhio, cioè l'altro occhio, di finire l'occhio. E andiamo nella parte di sotto e utilizzerò gli stessi prodotti che ho utilizzato nella parte di sopra. Quindi il viola scuro. Questa volta lo prendo con la punta del pennello e lo metto qua sotto fino alla fine dell'occhio, cioè all'inizio, scusate, all'inizio. Punta, sbatto il pennello e unisco i due lati. Faccio la stessa cosa. Questo qui è l'occhio che io di norma faccio avvicinandomi proprio allo specchio, perché di solito mi viene male farlo così, tranne che devo utilizzare il pennello in questa maniera. Questo è il lato, quello che mi viene meglio vicino allo specchio. Ok. Poi utilizzo il pennellino piccolo che ho utilizzato prima. E prendo la parte lilla, scarico l'eccesso e sfumo scendendo un pochettino, ovviamente, perché se lo facciamo dove ho messo il viola scuro non si noterà. Quindi scendiamo un pochettino e mettiamo il stessa identica cosa da questo lato. E uniamo alla parte. Per quanto riguarda questo, va bene così. Credo che questo sia un pochettino. Ditemi nei commenti se guardate la stessa identica cosa per quanto mi riguarda, così in caso mi potete aiutare per i prossimi video. Allora, io guardandomi allo specchio vedo questo leggermente più basso, la punta parlo, ditemi se è vero o no. Questo leggermente più basso e questo un po' più alto. Quindi, tipo, io dovrei alzare questo. Poi, ovviamente, mi serve un punto luce e io utilizzerò questo ombretto di Wycon, che è il caviar, non so se ve lo ricordate, così tutto tipo effetto caviale. Ve lo faccio vedere così, questo qui. Cosa faccio? Ne prendo uno, se riesco, ecco qui, questa pallina qua. Si schiaccia con un pennello e si utilizza. E si utilizza all'inizio dell'occhio. E lo porto ovviamente in questa parte. Mi è entrata qualcosa dentro l'occhio, vabbè. Questi si schiacciano, non lo so se ve lo ricordate. Io l'avevo preso ovviamente e l'ho utilizzato forse una volta. Quindi utilizziamoli, questi prodotti. Va bene. Allora, per quanto riguarda gli occhi, questo mi piace così com'è. Per quanto riguarda il viso, allora dobbiamo fare il contouring, il blush e l'illuminante. Per quanto riguarda il contouring, mi prendo la mia. Allora, per quanto riguarda il contouring, il prodotto, ti ricordi di me? È questo qui di NYX, ed è il taupe di NYX. Sapete tutti che quando uscì, erano tutti, ma veramente tutti pazzi di questo prodotto. Infatti, ho detto, ah, lo devo comprare, lo devo comprare. L'ho utilizzato pochissimo in qualche video, ovviamente. Sbatto l'eccesso. Inizio.
come blush, sempre per quel periodo, quindi ti ricordi di me? Utilizzavo questo qui di Kiko, l'ho smangiato, smangiucchiato in una maniera esagerata e qui aveva anche un po' di contouring, ma a me piaceva prenderlo tutto insieme, sbattere l'eccesso e utilizzarlo. Proprio con le guanciotte messe così, così erano più in evidenza e il colore andava in questa maniera. Poi, per quanto riguarda l'illuminante, quello che utilizzavo di più in assoluto era questo qui di... dove è il pennello? Questo qui di Revolution è Vivid Baked, nella colorazione Peach Light, cioè non so se si veda, è utilizzatissimo. Io utilizzavo tantissimo questo, quindi se devo dire ti ricordi di me, mi ricordo di questo. Voi vi ricordate di determinati prodotti che avete utilizzato? Molto, molto carino, molto. Lo metto anche qua, illuminiamoci. Bene. Sì, lo vedo. Per quanto riguarda il viso, abbiamo finito. Andiamo sulle labbra. E per quanto riguarda... Ti ricordi di me? Vi ricordate di questi? Quando uscirono, io ero pazza, li volevo tutti, ma i primi che ho preso erano questi qua. No, 3 e 1, 4. Erano questi qua. Io li adoravo in una maniera esagerata. Per me erano particolari perché wow, qualcosa della Too Faced, quindi wow. E direi di mettere questo. Metterò questo e le matite in questione, io ho preso qualcuno, sono queste, quelle che utilizzavo, infatti alcune c'è proprio i mignon o i mignon direttamente, che sono queste, vedete? E direi di utilizzare, salve, direi di utilizzare il Setting Mood di Essence, proprio per rimanere in linea di antichità, proprio per rimanere nella stessa linea. Allora, ah, mi bruda il naso. Mettiamo la matita e non riesco a parlare, ovviamente. Poi mettiamo il rossetto. E metterò anche un'aggiunta di questo. Allora, questo è il risultato finale. Ovviamente non metto niente sul viso, uno spray, perché non ho quelli che riguardano il passato, quindi... E niente, questo sarebbe il mio risultato per quanto riguarda... ti ricordi di me? Vabbè, se non avete capito il significato, guardate, ascoltate la canzone di Madame, se non mi sbaglio, è lei la ragazza che canta, e lì capirete il perché di questo make-up. Non lo so, a me piaceva tantissimo dargli un nome, invece di scrivere make-up con palettina, Jeffree Star, bla 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 bla, ho deciso di fare questo. Ma ovviamente e ovviamente. Questo è un video che alla fine proprio vi dirò le persone che devono fare questo make-up, quindi un make-up per quanto riguarda... Ti ricordi di me? Allora, ovviamente non posso che nominare le mie due angel, quindi Fabiana e Betty, ma voglio anche taggare un'altra ragazza che si chiama...
Antonella, che sta a Londra, se non mi sbaglio, metterò il nickname qui e ovviamente anche tu, Antonella, dovrai fare questo make-up. Se vi piace, lo potete anche ovviamente rifare voi, cambiando anche il titolo, perché è una cosa molto carina. E se avete altre idee per quanto riguarda delle canzoni che vi vengono in mente, vi viene in mente un make-up, taggatemi perché sarò molto, molto, felice di farlo. Ovviamente, di ricambiare la stessa cosa nei vostri confronti. Ditemi cosa ne pensate di questo make-up. Se vi piace, non vi piace, ditemi un po' voi la vostra opinione, perché veramente per me è una cosa molto molto gradita. E niente, che dirvi, se vi è piaciuto il mio make-up, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!